Visto che facciamo la commissione d'inchiesta anche sui pali della luce, possiamo fare una commissione d'inchiesta parlamentare su dove sono andati i soldi? Sai cosa mi hanno risposto? Mi hanno risposto che fanno la commissione d'inchiesta su quello che è successo in Cina. Scusate. A me, con tutto l'affetto per il Pechino, Shanghai e Macao, a me che me frega di che è successo in Cina. Mi interessa quello che è successo in Italia. Allora, nel libro ci sono tutta una serie di specifiche proposte, puntuali, documentate, e c'è anche la volontà di dire: se siamo bravi e crediamo nella politica, non ci fa paura il commento di tutti, perché allora tu, direttore, c'è, sai come funziona il meccanismo, tutti dicevano, tutti, che noi saremmo morti, che noi ci saremmo divisi e che c'erano già i numeri per il Conte Ter. C'è un nome e un cognome responsabile di tutto questo, si chiama Rocco Casalino. Rocco Casalino ha gestito la comunicazione di Palazzo Chigi come voleva, e io racconto come ha fatto. Siccome Rocco Casalino ha detto delle cose inaudite, ha detto delle cose sui down, sugli anziani, nel libro tutto riportato. Sul Ponte Morandi, quando lui a un certo punto, mentre non eravamo sotto shock, sul Ponte Morandi dice: ah, io non posso perdere le ferie. Ma aggiungo, è tutto comprovato, è uno che 2 minuti dopo che era iniziata la messa di Stato in memoria delle vittime del Ponte Morandi chiamava i giornalisti per dire: mi raccomando, segnalo che hanno fischiato i dirigenti del PD, perché fischiarono, ti ricordi, la Pinotti e Martina. Allora, questo modo di procedere con la comunicazione a me non convince, mi sembra sbagliato. Fanno credere una cosa e costringono gli altri a inseguire. In questo libro c'è il racconto di come abbiamo fatto la resistenza, però se non ci fosse stata tanta gente che ci aiutava da casa, su Facebook, sui social, perché oggi se tu metti un like a Matteo Renzi sei morto, ti partono gli insulti, vero? Se partono, ecco, c'è il microfono del mondo. Se metti un like ai nostri, parte l'algoritmo e ti iniziano a beccare, che uno si sente anche un po' in difficoltà, dicendo: che ho fatto? Allora, voi siete dei combattenti. Funziona adesso? Io so questo. Conte era quello che faceva i decreti con Salvini, Conte era quello che diceva di essere populista alla scuola di formazione della Lega, e adesso il PD, che ha perso l'anima, prende e va con Conte, con quelli che dicevano esattamente l'opposto di quello che diciamo noi. Allora va tutto bene, ma io lezioni da gente che era già disponibile a dare 5 anni di potere a Salvini non le prendo, e se devo fare d'accordo sullo Zan lo faccio, perché sono d'accordo per fare un compromesso, ma non accetto che mi vengano a dire a me che io sono come Salvini. E tra l'altro penso che nemmeno lui lo accetti, visto che girava con la pallina, meglio bestia che Renzi. Io gli rispondo: contento te, contenti tutti. Ecco l'ultima battuta. D'accordo loro? Vorrei dire che io non ho il problema dello Stai Sereno e basta, poi sullo Stai Sereno c'è un libro a parte. Ma questa è la chiusura, no? Devo fare Stai Sereno, Enrico, non lo vedo. Vi dico solo una cosa però, direttore, per capire la differenza tra noi e Letta, Letta ed io abbiamo litigato sulle tasse, perché lui il 1 ottobre del 2013 alzò l'IVA ed io ero contrario. Lì fu l'elemento di scontro con Enrico, le tasse, tant'è vero che lui oggi ha proposto, stanno lavorando a un referendum, non so se faranno un referendum o no, ma hanno fatto la proposta per la tassa patrimoniale, per la tassa di successione, che dice: ma c'è in altri paesi, ma in altri paesi c'è il 20% di tassazione, non il 45%, almeno fateci morire gratis, morire basta, cioè in Italia si paga per respirare, almeno morire moriamo gratis, il più tardi possibile. La differenza tra noi e loro è che lui vuole mettere la tassa di successione, io voglio fare, se devo fare un referendum lo voglio fare per abolire il reddito di cittadinanza e dare questi soldi alle famiglie, ai lavoratori. La differenza è tutto lì, non è Stai Sereno e Enrico, la differenza è sulle tasse. Dopodiché, se vuole candidarsi a Siena, ne parla coi senesi. Hai pensionato? Ah, e si è fatto l'accordo di Sarzana. Vediamo se Letta ci sta.